grazie. E adesso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Gentile Sindaco Severgnini, sindaci tutti, Presidente Maroni, in questo caso diciamo anche Past President Formigoni per l'attenzione che ha dedicato alle infrastrutture, Presidente Bettoni, tutti voi che siete qua, autorità tutte, grazie di cuore per l'invito. Ci sono moltissime suggestioni e probabilmente c'è anche da dare qualche risposta concreta sia alle sollecitazioni arrivate al Governo, sia agli impegni che il Paese deve prendere in Lombardia e non solo per i prossimi mesi, anzi per le prossime settimane. Però quando si inaugura un'opera pubblica, permettetemi di partire dalla gratitudine verso coloro che hanno fatto l'impresa. Fare una strada è comunque un'impresa. E io credo che innanzitutto vadano ricordate le donne e gli uomini, le maestranze, le persone che hanno lavorato in questi anni, che hanno progettato e che hanno l'orgoglio di chi ha portato a casa un risultato. Vale anche naturalmente per gli amministratori, un pezzettino, un'opera pubblica che viene, il taglio che viene fatto del nastro suscita in noi, in voi amministratori e in noi ex amministratori un po' il senso dell'orgoglio. Poi uno si domanda, caspiterina, ci abbiamo messo, è una strada che è già maggiorenne, la Brebemi potrebbe già votare. Però la cosa sconvolgente è che il nostro racconto che facciamo del Paese è che sembra sia sempre colpa dei ritardi delle imprese, magari perché c'è qualcuno che ci mangia sopra. Oh, questa non è la prima opera pubblica libera da tangenti, ti prego. Cioè, siamo felicissimi che si arriva a tangenti, ma che cavolo, non è la prima, almeno questo riconosciamocelo, se no veramente siamo a fustigatori di noi stessi fin troppo. Però in realtà l'opera pubblica è fatta 5 anni di lavori, 13 di burocrazia. C'è qualcosa che non torna. E allora ci arriveremo e dirò due parole su questo alla fine. Però il punto fondamentale è che quando si taglia il nastro a un sindaco, a un amministratore, vengono in mente le immagini di tutti quelli che ci hanno lavorato, che hanno fatto l'impresa, tutte le conferenze dei servizi, le valutazioni, le AVIA, valutazione di impatto ambientale, le AIA, autorizzazione di impatto ambientale, le VIS, le valutazioni di impatto sanitario. Vai, ormai anche noi diventiamo persone, altro che tweet SMS, che si parlano tramite acronimi burocratesi. Oh, ce l'hai quella VIS della VIA, dell'AIA? È una cosa drammatica. Però per chi ci ha lavorato non c'è un acronimo, è l'asfalto che passo dopo passo è andato avanti. Allora io vorrei che partissimo dalla gratitudine per chi ci ha lavorato, dalla gratitudine per gli ingegneri che hanno progettato. Io sono fiero di essere il Presidente del Consiglio pro tempore di un paese che ha tante eccellenze, ma che quando va a relazionarsi con i grandi imprenditori nel mondo non si sente dire, ah, com'è buono il vostro vino, com'è buono il vostro cibo, che belle le opere d'arte, che bello il paesaggio. Quando Jeff Immelt, capo di GE, viene a trovarci a Palazzo Chigi, la prima cosa che dice è: io sono fiero e orgoglioso degli ingegneri italiani che lavorano per la mia azienda. Dobbiamo smettere di fare di noi un racconto che è un racconto, direi, paradossale, per cui siamo soltanto il paese del cibo buono e del vivo, bisogna esserlo sempre di più. Noi siamo il paese dove le nostre donne e i nostri uomini sanno fare bene il proprio lavoro. E voi, Regione Lombardia, siete un esempio in questo senso. E non buttiamoci giù, non come elemento psicologico, ma come elemento di competitività economica. Grazie alle imprese che hanno lavorato. Grazie alle imprese che hanno lavorato, io non credo che noi abbiamo poche infrastrutture in Italia. Spendiamo troppo per le infrastrutture perché il procedimento è farraginoso, perché in passato il meccanismo che c'è stato è stato un meccanismo che ha prodotto oggettivamente degli squilibri. Si partiva 20, 25, 30 anni prima, si andava con le varianti in corso d'opera, si gonfiavano le richieste e di conseguenza il prezzo lievitava e si arrivava dopo 25, 30, 35 anni
a realizzare delle opere pubbliche più o meno valide, più o meno capaci, ma questo è stato il nostro problema nel corso degli ultimi 30 anni in Italia. E purtroppo ci sono alcune zone del paese in cui ancora abbiamo bisogno di cambiare realmente il verso, l'impostazione delle opere pubbliche. Però il punto che voglio dire alle imprese è più o meno questo. Noi, ci arriverò tra qualche istante, vogliamo offrirvi una cornice chiara nella quale voi dovete giocarvela e potrete giocarvela. Vogliamo darvi la certezza delle regole, e anche per questo è fondamentale che ogni tipo di ragionamento sulle defiscalizzazioni, sulle procedure, sia chiaro in partenza. Perché se non è chiaro in partenza diventa un elemento di problematicità. Io non vengo a cercare gli applausi, sono a dire che dobbiamo trovare un percorso che sia un percorso lineare e chiaro. E contemporaneamente voglio dirvi che, oltre a fare strada in Italia, noi abbiamo bisogno di aiutare le imprese, no perché le imprese lo sanno fare da sole, ma di non ostacolare le imprese che vogliono innanzitutto lavorare in Italia. Il primo modo con il quale possiamo aiutare le imprese è smettere di far danni, noi. E come secondo elemento è quello di aiutare a capire che andare a lavorare anche all'estero per le imprese italiane, come fanno alcune delle imprese che sono qui, non è una delocalizzazione o una fuga. È uno strumento di crescita economica. In un mondo globale noi abbiamo il problema, dice, ma come, vieni alla Brebe Mi a parlarci degli investimenti all'estero, ma sei totalmente rimbambito. Sono totalmente convinto che un pezzo del futuro dell'Italia non starà soltanto nel fare bene la parte amministrativa, e ci arrivo Roberto tra qualche istante, nel nostro paese, ma sarà anche dalla capacità di aiutare il nostro sistema paese a aiutare gli investimenti e la capacità di andare all'estero a renderci orgogliosi di essere italiani e a fare business utili anche per il nostro paese. Io sono sconvolto dal fatto che il mondo della globalizzazione è raccontato per le imprese italiane come una minaccia. C'è la globalizzazione, non è più come prima, non siamo più tranquilli. Il mondo della globalizzazione è un mondo che chiede più Italia, che chiede più qualità, che chiede più capacità, più bellezza. È la più grande occasione che le nostre imprese hanno per accompagnare il lavoro che fanno sul territorio da uno sguardo globale. E infine, prima di entrare nel merito delle questioni che sono state poste e che credo che siano importanti, la gratitudine al mondo che ha consentito il project, il primo project che oggi andiamo a inaugurare. Innanzitutto alle Camere di Commercio, giochiamo trasparenti. Io non voglio buttare via il bambino con l'acqua sporca. Voi non potete difendere l'indifendibile. Su questo credo che l'accordo sia possibile. Ci sono alcune Camere di Commercio che funzionano nell'interesse del Paese, per le quali ha un senso che le imprese siano in qualche modo incoraggiate, per non dire obbligate, ad avere un contributo, e ci sono altre realtà in cui la Camera di Commercio diventa semplicemente uno strumento di compensazione politica che con i soldi delle imprese va a giocare in Serie B la partita che non riesce a giocare in Serie A nei comuni e nelle istituzioni locali. Questa è la realtà dei fatti. Può piacere o meno, vale per le associazioni di categoria, vale per il mondo dei soggetti sindacali, vale per il mondo delle... Noi non siamo contro la società che si organizza, noi non siamo contro i corpi intermedi, noi siamo contro i corpi morti intermedi, contro quei corpi che giocano a fare i politici perché non riescono ad avere nella propria realtà quotidiana la possibilità di risolvere i problemi concreti. Allora, pronti a cambiare e a migliorare su tutto, sempre. Io non sono uno di quelli che pensa di guidare un governo con la verità in tasca. Anzi, su tutte le operazioni di riforma proposte abbiamo aperto momenti di discussione, di confronto e di partecipazione. Però l'accordo con le Camere di Commercio si può fare se il governo parte dal presupposto che noi non mischiamo il bambino con l'acqua sporca, come si dice dalle nostre parti, ma contemporaneamente se le Camere di Commercio sono disponibili a ripensare se stesse in un modello che sia finalizzato a dare una mano alle imprese e ai cittadini, come avete fatto, non ho paura a riconoscerlo, anzi esprimo gratitudine in questa iniziativa. E dall'altro, il Presidente Bazzoli ha sottolineato con ovvio e giustificato orgoglio il grande tema del ruolo che Banca Intesa ha avuto e che più in generale
le banche devono avere nel sistema dello sviluppo economico. Qui noi abbiamo un'opportunità. A settembre arrivano 300 miliardi di euro, che sono i denari che in qualche modo dalla Banca Centrale Europea vengono messi a disposizione delle banche. Questa è la partita chiave per le nostre imprese. Questa è la partita più importante per il nostro mondo imprenditoriale e per, quindi di conseguenza, per l'occupazione delle donne e degli uomini della nostra terra. O noi siamo in grado di garantire che questi denari siano davvero a servizio dell'economia, come il presidente Bazzoli ricordava, oppure noi non usciremo mai dalla crisi. E su questo bisogna avere il coraggio e la forza di dire che anche su questo c'è da fare di più, tutti insieme, ma c'è da fare di più. Penso che in questi anni ci sia stato un problema in Europa, perché l'Europa ha dato l'impressione di difendere molto il sistema del credito, devo dire non tanto quello italiano, che è stato uno dei sistemi più solidi alla prova dei fatti in Europa, ma di altri paesi, perché nessuno può raccontarci che si sono fatti interventi in alcuni paesi pure importanti del nostro continente semplicemente perché ci stavano a cuore i cittadini di quell'area. Si sono fatti interventi a partire dalla Grecia anche perché c'era da salvare alcuni istituti di credito di importanti paesi europei che erano profondamente indebitati con quei paesi, e che non ci prendano in giro in Europa, perché queste cose non siamo nati ieri, le sappiamo anche noi. Questo è un dato di fatto. Ora c'è bisogno anche noi, come italiani, di essere maggiormente in grado, a partire da un cambio di prospettiva nostro, del governo, da una maggiore capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, nostro, del governo, di riuscire a incoraggiare tutti gli strumenti perché questi soldi arrivino alle aziende, quindi ai posti di lavoro, quindi alle famiglie. E naturalmente questo chiama in ballo, e vado rapidamente a chiudere, quello che noi possiamo e dobbiamo fare. Oggi il video si concludeva dicendo: il viaggio comincia adesso. Che cosa straordinaria! Che spirito meraviglioso, uno termina un'opera che è attesa da 18 anni ma dice il viaggio inizia adesso. Ed è vero, la vera sfida inizia adesso, sì certo, sulla defiscalizzazione della pedemontana, sì certo sul passaggio di proprietà, come veniva ricordato da Maroni, di alcune realtà che la regione Lombardia è in grado di implementare e di incoraggiare a investire di più. Però c'è un passaggio in più da fare. Noi siamo a un bivio, perdonatemi se vi rubo gli ultimi due minuti su questo. Noi siamo a un bivio. C'è una parte dell'Italia che pensa che noi siamo spacciati. E c'è una parte dell'Italia che pensa che se facciamo le cose giuste in 10 anni siamo i leader d'Europa. È un bivio secco, eh? C'è una parte del racconto quotidiano, di una parte dell'opinione pubblica, di una parte della stampa, di una parte della politica, di una parte della classe dirigente, che dice: ormai siamo finiti, si stava meglio quando si stava peggio, che assume la nostalgia come elemento filosofico della propria proposta politica. È una parte di pensiero che io rispetto profondamente, mai mi permetterei di giudicare chi non la pensa come me. Però la mia esperienza di sindaco, e vorrei qui ricordare una sindaca della Lombardia di cui proprio ieri si è ricordato il primo anniversario della scomparsa, la provincia di Varese, Laura Prati, che ringrazio anzi il presidente Maroni per aver partecipato alla cerimonia di intitolazione ieri, perché tutti noi sappiamo che come sia assurdo morire in quel modo e quanto sia allucinante che nel mondo del racconto della politica come casta un sindaco abbia fatto la fine che ha fatto Laura, e quindi volevo ricordarla a nome del governo, non soltanto a nome di una parte politica come ha fatto la regione Lombardia ieri. Bene, la mia esperienza di sindaco mi porta a dire che invece c'è bisogno di fare un racconto diverso. Guardo i numeri, l'Italia ha tutte le condizioni per uscire da questo momento di difficoltà. Però bisogna avere il coraggio di dirsi che la risposta la diamo noi. Poi andiamo anche in Europa a discutere, anche perché il patto di stabilità non è che nasce improvviso. È un patto di stabilità che è stato scelto dai governi, è un patto di stabilità interna che è stato fatto dai governi precedenti, i trattati sono stati firmati dai governi, e quindi di conseguenza credo che esista un tema degli ultimi 20 anni di come ci siamo relazionati con l'Europa. Ma per un momento lo vorrei tenere sullo sfondo. Noi possiamo
mettere in campo un'operazione sulle infrastrutture, ne parlavamo con Maurizio venendo su, che soltanto sbloccando i vincoli che ci sono libera a partire da settembre 43 miliardi di euro. Cioè soltanto intervenendo con un'opera di rimozione degli ostacoli. Parlo di infrastrutture, ma vorrei inserire in questo infrastrutture che sono infrastrutture non viarie. L'eolico offshore o il termovalorizzatore che è bloccato perché sta aspettando da 12 anni l'AIA vis via, senza passare dal via, che sembra il monopoli, ma che in realtà è la conclusione di un percorso allucinante. 43 miliardi. Noi il 31 luglio andiamo in Consiglio dei Ministri, apriamo la procedura di ascolto, la faremo ad agosto, tanto ad agosto lavoreranno in tanti, i senatori, tutti gli altri, quindi non c'è problemi. In quel mese noi saremo pronti a partire al primo di settembre con 43 miliardi pompati, una sorta di angioplastica nell'economia italiana. Due, siamo nelle condizioni di cambiare finalmente le regole del gioco sul mercato del lavoro. Noi siamo europei in tutto, tranne che nel calcio per motivi evidenti, non è pensabile che le regole europee siano diverse per cui un imprenditore del Veneto o della Lombardia debba avere rispetto all'imprenditore della Baviera condizioni di mercato del lavoro diverse. Noi dobbiamo andare alle stesse regole sul mercato del lavoro che hanno i tedeschi e che sono ci mettono nelle condizioni di investire innanzitutto a partire dal sistema della formazione. Formazione professionale che da loro funziona molto meglio che non da noi. Tre, c'è lo spazio per modificare con la delega fiscale il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. L'invio a casa della dichiarazione precompilata non è un documento, anche se cambia la filosofia, perché tu non hai più da dimostrare che sei in regola. Tu hai una certificazione per cui sei tranquillo. È un cambio di filosofia. Ma è soprattutto il tentativo di dire che non serve che l'Agenzia delle Entrate vada a rincorrere la gente che ha il macchinone, quando oggi con gli strumenti tecnologici puoi controllare tutto di tutti e vedere chi evade perché fa il furbo e chi semplicemente sbaglia a fare una dichiarazione. Quattro, il tema della pubblica amministrazione, partendo dal mettere i dirigenti in grado di essere motivati, premiati se fanno bene, mandati a casa se fanno male. I dirigenti pubblici non possono avere un sistema diverso dai dirigenti privati. Ste cose qua, unite alla riforma della giustizia, che è molto semplice. La riforma della giustizia è molto semplice. C'è qui qualcuno che se ne è occupato con, diciamo, alterni giudizi. È molto semplice, lo dico a qualche ex ministro. Ci sono 5 milioni e 200 mila processi civili fermi, come arretrato. Sono 943 i giorni del procedimento civile. Noi alla fine del nostro percorso vogliamo arrivare a 2 milioni, quindi a più che dimezzare l'arretrato, e vogliamo dire che il tempo del processo civile in Italia è esattamente lo stesso della Germania, della Francia e degli Stati Uniti. Voi dite, ma di che cosa sei venuto a parlare? Vi ho detto in 3 minuti che cos'è il programma dei 1000 giorni. Il programma per il quale noi andiamo non a chiedere, ma a prenderci in Europa la flessibilità che ci spetta. Non andiamo a chiedere flessibilità. L'Italia non chiede flessibilità. L'Italia si prende la flessibilità cui ha diritto, punto. E contemporaneamente andiamo al termine del quale poi succederà, ci sarà un altro mondo, Martina e Lupi si scontreranno alle elezioni, verranno fuori Maroni anche, non so come si organizzerà, vi organizzerete come volete, ma in questi 1000 giorni si lavora a testa alta per l'Italia, si mette l'Italia in condizioni di competere, si smette di essere un ostacolo per gli altri e si fa quello che avete fatto con la Brebemi, si prova a far diventare possibile una cosa che sembrava soltanto un libro dei sogni. Per far questo, lo dico perché ho visto oggi alcuni giornali, alcuni articoli, il problema delle riforme costituzionali non è semplicemente la disciplina del titolo quinto o come funziona il procedimento legislativo, è il PIN per accendere il telefonino e iniziare a fare le chiamate. Se non si fanno le riforme costituzionali e istituzionali non si sarà mai credibile per toccare il mercato del lavoro o per toccare la riforma del fisco della pubblica amministrazione.
Io vorrei garantirvi che qui non molla nessuno, che quando tu hai la forza di milioni di italiani che hanno detto guarda, anche se non mi stai simpatico ti voto, perché penso che siamo messi talmente male che paradossalmente rischi di essere l'unica speranza, ed è un paradosso, perché io mi conosco e vi dico che è un paradosso, siccome siamo a questo livello qui, bene, sappiate che quando hai 11 milioni e più di italiani che ti dicono questo è quello che serve al paese, non ci sarà nessun ostacolo in grado di fermarci. Potranno rallentare, potranno far sì che si stia ad agosto a lavorare, ma non è un male, potranno far sì che si possa rinviare di qualche tempo, potranno fare qualche scherzetto sul voto segreto, andremo alla Camera, lo cambieremo. Ma alla fine di questo percorso l'Italia sarà messa nelle condizioni di tornare a correre. E allora, nell'autostrada non si corre. Sono gli autovelox, non so quanti autovelox avete messo, ma questo zero. Non apriamo la discussione sugli autovelox, perché uno parla dei mille giorni, racconta del fisco, la giustizia, le infrastrutture, 43 miliardi, tutti zitti. Poi parte l'autovelox e si apre il dibattito, direbbe Benigni, quindi lasciamo stare. Nelle autostrade non si corre, però le autostrade oggi hanno un valore simbolico. Sono l'elemento che collega città diverse, perché voi raccontate della Lombardia e giustamente se iniziamo a ragionare, io partendo dalla mia esperienza di tifoso del calcio, se metto insieme Brescia e Bergamo non è che sono convintissimo che sia la cosa più semplice del mondo, non dico come Firenze e Pisa, ma insomma i cori dei tifosi bresciani su quelli atalantini e i cori dei tifosi atalantini su quelli bresciani e i cori di entrambi contro tutto il resto del mondo ce li ricordiamo, avendovi ospitato in tante partite. Però riuscire a mettere insieme le città oggi ha un grande valore. È il messaggio di chi dice, sì, è vero, là fuori c'è un mondo che c'ha un sacco di problemi, però noi portiamo l'orgoglio della tradizione, diceva Maurizio. Bene, l'orgoglio della tradizione non è soltanto di un paese in cui si sta bene, è di un paese che fa bene le cose, è di un paese che è orgoglioso di lavorare a testa alta, è di un paese, lasciatemelo dire, che è molto più grande delle sue paure. Noi, senza paura, andiamo avanti e metteremo l'Italia in grado di competere in Europa e nel mondo. Grazie e in bocca al lupo a tutti quelli che ci hanno lavorato e che visiteranno questa straordinaria autostrada.